Ok, come dicevo, buongiorno a tutti, ho fatto partire la registrazione e possiamo iniziare con le domande per la giornata di oggi. Vi do solo un'anticipazione. La settimana prossima faremo all'incirca un'ora di lezione, circa, che probabilmente sarà solo un esercizio, non ci saranno slide o quant'altro. Che riguarderà il come portare un'applicazione come quella che abbiamo fatto dal front-end più server REST interamente nel server, quindi server con il rendering server-side. Questo non introduce particolari nuovi concetti, in quanto è comunque lavorare con Express nel server, solo che prima pubblicavamo pagine JSON e adesso pubblicheremo pagine HTML. Quindi non c'è una grossa differenza, la sessione funziona uguale, il login funziona uguale, al netto dello scambio tra browser e server, che invece di scambiarsi pagine JSON, si scambiano appunto direttamente pagine HTML fatte, precompilate con tutte le informazioni al loro interno. Questa sarà quindi la settimana prossima, un'ora di lezione più 3 ore circa di laboratorio, in cui sceglierete voi se continuare sulla strada front-end più server REST, oppure spostarvi sulla strada interamente server side, e nel laboratorio implementeremo principalmente il login. Quindi un laboratorio un pochetto più lungo, magari 2 ore e mezza, 3, ma appunto, quindi che la durata complessiva del laboratorio sarà 2 ore e mezza, 3, ma appunto dedicato a questi ultimi argomenti. Dopodiché, fra 2 settimane avremo da calendario, diciamo, 2 ore di lezione, che useremo per quei seminari che vi ho iniziato ad accennare su Slack. Io ho già un ok da parte di un'azienda di Alessandria e un probabilmente sì da parte di un'altra persona, di un'altra azienda sempre dell'Alessandrino, entrambe aziende che hanno già rapporti con l'università e che negli anni passati hanno ospitato anche stage di studenti. Quindi può essere un modo non solo per vedere come e in che modo le cose che abbiamo visto durante il corso vengono messe in pratica nel mondo vero, nel mondo reale, nel mondo al di fuori dell'università, ma anche per voi e per loro un'occasione per iniziare a conoscervi anche in ottica di stage, di curriculum, di assunzioni o di quant'altro quando sarà. Ok. Ora smetto di parlare finché non avete una domanda. Appena non avete più domande, possiamo chiudere questa sessione e poi vederci venerdì prossimo. Quindi domande? Se non avete nessuna domanda, per favore ditelo, se no stiamo qua a aspettare. Off. Sì. Salve, mi sente? Sì, allora Alberto non ha domande, grazie Alberto. Daniele forse ne ha una, Andrea non ha domande, Elisa non ha domande. Ok. Ok, la mia è una domanda abbastanza forse banale perché lo so che è banale, ma non riesco a capire dove sto sbagliando. Praticamente stavo facendo l'esercizio della scorsa settimana. E quando gli passo a una stringa in JavaScript un nome di una variabile, quindi con il dollaro e il nome della variabile tra parentesi, ecco, la stringa me la legge come se fosse dei caratteri, quindi mi riporta dollaro, parentesi, e non va a prendermi il valore della variabile, ma mi rimanda. Hai messo la virgoletta giusta? Il Aspettina. backtick bisogna mettere. Quelli sono Allora no, perché ho messo il tick normale. quindi Ho questo qui te lo messo scrivo. l'apostrofo. No, no, questi qui devi mettere questo, te lo scrivo in chat, Ok. qualcosa e poi l'altro backtick, no? È come l'accento della A accentata, in quel senso. Ci vuole quello Ah. per avere lo string literal.
Ho capito. E se invece volessi usare o le virgolette o le doppie virgolette, c'è un modo Devi oppure... concatenare stringhe, quindi virgoletta, qualcosa più Sì. direttamente la variabile. Ah, ok, fuori dalla stringa Sì, principale. fuori dalla stringa. Se è solo la Ok. variabile da stampare, puoi mettere direttamente la variabile, senza bisogno di... Ok, perché non mi stampava la porta su cui il server stava ascoltando Ah, e ok. quindi... Sì, se no fai più port e... È buono. Ho capito, ho capito. Allora, lo faccio come concatenazione di stringhe perché Esatto. non... cioè, ho Perché capito qual è il l'interpolazione... simbolo, ma sulla tastiera non lo riuscivo a trovare, quindi pensavo No, perché non fosse... c'è sulla tastiera. Ok, bisogna andarlo a pescare da Bisogna andarlo a qualche... pescare o dipende dal sistema operativo in cui sei o Sì, da Windows. qualche in Windows con qualche codice Ok, qualche alfanumerico, a meno che chiave. non sia mappato su qualche chiave, su qualche lettera in particolare. Per esempio su Mac, che però non è mappato control backslash. Se tu premi Ok. CTRL backslash viene fuori questo simbolo, però è una mappatura del sistema operativo, quindi... Ho capito, ho capito. Quindi è meglio farla come concatenazione di stringhe per No, renderla un sarebbe pochino meglio più... farla come interpolazione, però Ok. perché soprattutto uno evita di concatenare, soprattutto in certe frasi in cui magari devi mettere tante variabili all'interno, se ce n'è una in fondo va bene anche Sì. magari la concatenazione, no? Però se uno inizia a mettere virgoletta più qualcosa, più un'altra frase, più altra variabile... Ok, sì, no, Diventa un pasticcio. in questo caso Quell'interpolazione, specifico parlavo sì, in ovviamente questo caso è per... solo un più porto e quindi può anche andare bene con la concatenazione. Ok, e quando faccio partire il server, a parte che il titolo, diciamo, della pagina mi restituisce errore, ma a volte nonostante mi restituisca il risultato, continua a girare. Infatti non finisce cioè come se dovessi ricaricare la pagina, non c'è il simbolo di ricarica, ma c'è il fatto che stia ancora elaborando i miei dati. E a volte è andato avanti così per un po'. Da cosa potrebbe essere dovuta questo errore? Quindi nel browser, non nel Sì, server. nel browser, io facevo partire il server e mi Certo. faceva visualizzare a schermo quello che gli davo come scritte di JSON, e poi però invece che fermarsi, come veniva fuori negli esempi, a volte mi restituiva l'errore come tab, come il titolo del tab della schermata che stavo verificando, e poi la pagina continuava a caricare perché non... La X di Firefox non spariva, e per dirmi di Sì. Questo ricaricare che è sinonimo che è quando è finita. quando visualizzi il JSON, quindi quando chiami l'API REST o quando visualizzi il sito nel front-end? No, quando visualizzo il JSON nell'API REST. E controlla di aver mandato una risposta indietro. Ok. Tipo, adesso, se non c'è risposta, perché tipo una post, Sì. REST.END ci deve essere in fondo, Sì. con le parentesi chiuse, Sì, con sì, le sì, sì. parentesi tonde. E altrimenti un res.status200 o un res.json, Ok, quindi chiuse, devo mandare sempre una aperte, chiuse risposta con... Ok, parentesi. Sì, quindi in mando modo che in sempre una browser... risposta, è andato bene a buon fine, così smette di... Sì, ci deve essere sempre una risposta, qualunque tipo Ok. di risposta. Che sia un res status, aperta parentesi, lo stato, il codice di stato HTTP, un res.json e l'oggetto JSON da passare, sempre tra parentesi tonde, o un res.end. Se non è Sempre sempre con una parentesi post. tonde come metodo, se non hai niente da restituire, ci deve essere sempre una risposta, perché sennò il browser sta lì in attesa, ha mandato una richiesta, ma nessuno gli manda una risposta indietro, quindi dopo un Sì. po' va in timeout e quindi Sì, fa qualcosa infatti così. ogni tanto andavo in timeout, però mi restituì, ovviamente verificando che quello che volevo c'era sullo schermo, non ci prestavo tanta attenzione, però ovviamente non dovrebbe succedere. Potrebbe essere quello, controlla che ci Ok. siano in tutte le chiamate che fai, alla fine un qualche tipo di risposta che torna indietro al browser. Ok, volevo chiederle anche lei che applicazione usa per i database, perché abbiamo nelle lezioni si parlava sempre di modificare un database già esistente. Noi, o comunque parlo per me stesso, Quello che c'è penso. nel video che si chiama Sì. DB Browser, credo di aver...
spero di aver messo il nome e il link anche in qualche slide, forse nelle slide di Express c'è. Si chiama DB Browser for SQLite. Ok. È una, un'applicazione molto leggera, molto semplice, che non credo neanche ci sia bisogno di installarla. Apre il database e perfetto, questo perché... DB Browser for SQLite, oppure c'è anche SQLite Studio, però sono più o meno equivalenti come funzionalità, questa forse un pochino più... No, sì, perché flessibile. Io usavo per... Io sto ripetendo questo esame, quindi la scorsa volta utilizzavo magari Postgres o MySQL, che ovviamente è un pochino più, diciamo, articolato come programma. Mi sembrava molto più semplice, volevo qualcosa di un pochino più... Sì, non è che più articolato, sì, più articolato. È più articolato per il semplice fatto che Postgres e MySQL sono server, quindi bisogna lanciare il server e poi... quindi bisogna lanciare il server che si fa la sua vita, poi ci vuole qualche programma che contatti quel server, apri una connessione col server e gli inserisca al suo interno i dati o legga i dati, eccetera. Che in realtà è il modo ottimo, no, per fare le cose. SQLite che stiamo usando, certo, va bene, come dire, alla fine non cambia molto perché è sempre SQL e quindi le query si fanno nello stesso modo, e se non con qualche piccola variazione del dialetto, diciamo, tra i database, però è più comodo nel caso, per esempio, nel progetto, perché così voi avete direttamente il file del database nel progetto e me lo mandate e io ho esattamente lo stesso identico database che avete voi, con SQLite o con Postgres avreste dovuto fare il dump del database e poi io avrei dovuto importare il dump dentro la mia versione di MySQL Server e poi se voi usavate Postgres e qualcuno qualcuno MySQL, bisogna avere 12 server attivi, okay, diciamo che è un pochino più comodo per un prototipo. Ovviamente dovreste fare un sito vero, non usereste SQLite che è su file, quindi non è ottimizzato come MySQL Server o Postgres che sono invece server. Quindi ok, perché non essendoci nelle specifiche, se non mi sbaglio, una versione obbligatoria, ho visto che quella lì era molto più semplice da utilizzare. Sì, no, che... l'idea era che usate quella là, adesso se non c'è la mettiamo, se non c'è la scriviamo, usate SQLite, perché così è più comodo. Diciamo così, è più facile che se non ci sono errori nel database continuino a non esserci. Se invece perché ovviamente quando fate il dump io devo poi importare il dump, ma se voi poi mi consegnate del codice, nel codice ci sei magari il nome utente e la password che avete utilizzato per accedere a quel database, quindi devo andare a poi modificarmi il codice di tutti per andare a mettere il nome utente e la password che io ho sul mio computer di quel database. Quindi SQLite è da quel punto di vista meno ottimizzato, ma più in generale, ma più appunto funzionale in questo caso, perché ci permette di passare l'intero database e avere meno problemi di questo tipo di configurazione, cambia la password, non l'hai cambiata, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Però diciamo che SQLite è meglio, per evitare di impazzire tutti. Perfetto. E allora volevo chiedere ancora un paio di cose. Quando si discuteranno i progetti che le abbiamo mandato? Giusto per sapere che se dobbiamo modificarli... Quali sono i progetti? Quelli che avete mandato? La prima consegna. Devo ancora guardare, l'avete consegnata in tipo 3 o 4, quindi non sono tantissimi, però devo ancora guardarli. Ok, perché la seconda consegna mi sembra sia il 7. Sì, vorrei farlo entro domenica, diciamo entro questa settimana, al massimo mal che vada sforo di un giorno, quindi andremo a finire lunedì, ma spero di no. E appena li ho corretti scrivo io direttamente su Slack alle tre o le quattro persone che hanno consegnato il progetto con un breve feedback. E se quello è sufficiente va bene così, e se invece quello non è sufficiente e si vuole qualche approfondimento, allora ci troviamo un momento nei giorni immediatamente successivi. Vabbè, c'è martedì, se non si corre. Per esempio martedì, sì, okay. Per esempio quel momento di martedì. Però appunto è un feedback del tipo, lo immagino, adesso non l'ho ancora visti, quindi spero che sia una cosa del tipo va bene, così com'è, continua pure, oppure
non va tanto bene così com'è, occhio a queste cose, e l'elenco delle cose da cui tenere d'occhio, ed essenzialmente, senza andare troppo nel dettaglio di altri aspetti, ne sono un feedback per dire siete nella direzione, sulla strada giusta, oppure state facendo degli errori, diciamo così, grossi, che possono poi procurarvi un voto peggiore all'esame. Ecco, okay. Diciamo che è più su quell'idea che non... Quindi se in genere va bene, va bene. Eventualmente se c'è qualche piccolezza uno può segnalarla, ma l'idea è più quella, beccare i grossi problemi che potete già avere fatto adesso in modo da permettervi di correggerli prima della consegna dell'esame. Ok, sì, perché le scadenze stanno cominciando un po' a diventare una dopo l'altra e... Certo, però appunto ricordi che la scadenza è sempre facoltativa, quindi se non ce la facessi per il 7 non succede niente, non hai il feedback della seconda volta, non è che perdi dei punti o... No, sì, sicuramente, però... un feedback che io tra l'altro vorrei, se riesco, mantenere... l'appuntamento del martedì, magari allungandolo di mezz'ora, tipo dalle 5 alle 6, e anche in periodo d'esame, in modo che se avete qualche domanda, qualche dubbio, ho fatto questo, va più o meno bene, senza ovviamente che vi faccia io il progetto d'esame o che ve lo corregga in itinere, no? Però qualche dubbio, qualche perplessità, sto facendo così, va più o meno bene o va più o meno male? Una cosa del genere, vorrei mantenere quelle ore, quell'ora a settimana, visto che non abbiamo più poi l'appuntamento del venerdì, in modo che se qualcuno, oltre a Slack, che rimane sempre là, ha qualcuno da chiedere, qualcosa da chiedere, da mostrare, può fare un salto in quell'ora e appunto chiedere, avere un feedback molto, molto veloce, ovviamente, perché è qualcosa che vedi a schermo e finisce lì. Ho capito. Ovviamente io consegnerò, o comunque penso di consegnare, con la metodologia che stiamo vedendo adesso, perché con quella della prossima settimana non rientro nei termini utili, diciamo, per consegnare una seconda. Sì, è una scelta, ovviamente, io mi aspetterei che la maggior parte di voi, no, seguisse questa metodologia, soprattutto chi ha già incominciato a farlo, anche perché è quella che abbiamo portato avanti per tutto l'intero corso, quindi ci sta, e infatti è una delle due opzioni. L'altra voglio farvela vedere, e appunto non facciamo neanche delle slide, credo di non fare neanche delle slide, perché appunto non c'è veramente qualcosa di nuovo da raccontare, perché comunque è Express che pubblica cose, quindi invece di pubblicare file JSON, pubblica file HTML, e quindi la parte, se vuoi, nuova, è come creo questi file HTML rispetto a come prima creavo il file JSON, ma è davvero... Io ho già iniziato a fare l'esempio che poi vi inizieremo a fare insieme, e io poi vi pubblicherò una versione un pochino più completa, e praticamente tre quarti del tempo l'ho passato a fare copia e incolla dei metodi e delle funzioni che abbiamo nel nostro esempio attuale, e per copiarli di lì con piccole modifiche, perché prima di tutto è in JavaScript, quindi ovviamente non bisogna riscrivere le cose, per buona parte, e secondo di tutto è davvero molto molto simile a quello che stiamo facendo. È solo un cambio di paradigma, quindi ci sta che è più che ragionevole che al 29 maggio si è già iniziato a fare per l'esame, e quello che ha fatto ovviamente è ragionevole, e non voglia o non sia obbligato a buttare via tutto e rifarlo da capo. Però magari chi non ha ancora iniziato, chi sta avendo problemi, vedere l'altra alternativa può dargli. Certo, magari per chi consegna dopo, Sì, c'è un che deve secondo ancora appello, partire. c'è un appello a settembre, cioè non è che no. No, ok, boh. La situazione era questa, io volevo Sì, farglielo ma appunto. presente. È un'opzione valida che è rimasta aperta nel testo dell'esercizio, no? L'applicazione web può essere realizzata come client più server, quindi fetch più API, oppure, con pagine web generate dinamicamente da server a scelta degli studenti. Quindi è una scelta vostra, l'importante è che siano una delle due cose, ecco, non un'applicazione mobile, ecco, perché ovviamente quello non Certo. rientra nel corso. E adesso però che mi sta venendo in mente un'altra domanda, non viene richiesto nel progetto, però
ho visto anche con la domanda della sicurezza che già stavo cambiando qualcosina, non dobbiamo fare anche lo schema procedurale del database? Perché cioè, bisogna lavorarci su questo e io non l'ho fatto, cioè l'ho fatto a carta molto semplicemente, giusto per far capire come agisce i database, però cioè, l'anno scorso era da consegnare, la mia domanda è questa, bisogna consegnarlo, bisogna produrlo? Allora, io non voglio ridarvi un voto sul corso di database e quindi vorrei darvi un voto e valutarvi sul corso di web, anche perché sono 6 crediti che secondo me abbiamo già riempito forse abbastanza già ora. Quindi la risposta è no, nel senso che non voglio vedere 60 diagrammi R di qualunque tipo di database che abbiate in mente, però occhio che, però un qualcosina sì, cioè senza andare nel dettaglio di tutto il diagramma R, però un'idea, il database è strutturato così e fa questo, c'è questo passaggio particolarmente importante, tipo non lo so, che la tabella utente è collegata con la tabella di podcast attraverso una chiave esterna, no? O un qualcosa del genere, da qualche parte va detto. Allora voi, se ricordate, avete nella consegna, oltre al codice sorgente dell'applicazione, anche questo video, sì. In cui nel video ci devono essere breve, 3-5 minuti, quindi non 2 ore e mezza, le scelte di progettazione effettuate in termini di layout, componenti utilizzati, struttura del database e quant'altro. Quindi due parole sul database, eventualmente anche con l'ausilio di qualche immagine, possono rientrare lì, che potrebbe anche essere un sottoinsieme significativo del diagramma R che hai realizzato per progettare le tabelle del database. Anche solo le tabelle, non necessariamente tutti gli attributi singoli. Però c'è questo pezzo importante, ti faccio vedere il collegamento tra utenti e podcast, o tra utenti e podcast che compro, ecco. Ok, quindi uno schema R molto, molto, diciamo, semplice, giusto per far capire le relazioni, va bene, non uno dettagliato come era richiesto l'anno scorso. L'anno scorso ci chiedevano uno schema R vero. No, questo conta che è un video, quindi non è che puoi mettere in un video, io lo guarderò su, se vuoi, da tutto schermo, su questo monitor, 27 pollici, credo. Sì. Però se tu metti un diagramma R con 80 classi, no, in un video non è che si riesca a vedere un granché, no? No, certo. Quindi no, non vorrei ridarvi un voto sul corso di base dati, ecco, che dovreste aver già fatto e superato. Sì. Ipoteticamente superato. No, l'anno scorso dovevamo consegnare una relazione sì, certo. All'interno lo schema R e tutto quanto. Perché il corso originariamente, questo corso qua originariamente era da 9 crediti e comprendeva anche la parte di base dati. Quando l'hanno portato a 6 crediti, hanno però più o meno mantenuto lo stesso programma del corso. Quindi ovviamente hanno tolto grosso del database, però alcuni cenni dovrebbero aver... non dirmelo. Non è una domanda, non dirmelo, è video registrato, ma in teoria alcuni richiami di progettazione di database dovevano esserci nel corso da 6 crediti, almeno da programma sarebbero dovuti essere, e noi questi cenni non li abbiamo neanche fatti. E quindi, dato che non abbiamo neanche parlato, no, di database, se non usatelo, non mi piacerebbe valutarvi su qualcosa che avete imparato su un altro corso. L'importante è che il database ci sia strutturato in maniera ragionevole e che l'applicazione ragionevole e che soprattutto l'applicazione web riesca a utilizzarlo senza fare cose strane o sbagliate, perché la progettazione del database non va bene, quindi l'applicazione web deve fare dei giri terribili per riuscire a fare una query. Ok, quindi qualcosa di semplice. Sì. Conta 3-5 minuti in un video, in cui tra le altre cose ne parlerai anche del database. Poi se io nell'orale, no, ci fosse qualche domanda, ci fosse qualcosa che non mi torna nella struttura del database, che vado a vedere perché magari qualche pagina o qualche query mi sembra strana, non è che vado a aprire il database così per passare il tempo, allora magari nell'orale uno può... No, magari. Se fosse il caso, nell'orale può essere oggetto di discussione. Sì. Chiedere,
chiedere perché hai fatto così. Okay. O spiegami perché questa tabella è collegata in questo modo strano. Strano per me che l'ho vista. Per capire se è una mia svista, anche per capire se è una mia svista che non ho capito magari un certo collegamento, perché nel video non era chiaro, perché non essendoci una piena documentazione, ovviamente certe cose possono sfuggire, e quindi darti anche la possibilità di spiegarmi l'ho fatto così a caso, oppure no, c'è un ragionamento dietro e mi ha portato a questa scelta. Ok. Va bene, la ringrazio. Niente. Non dovrei avere più domande. Alberto. Ha cambiato idea, Alberto. Buongiorno. Sì, mi è venuta nel frattempo in mente una domanda. Volevo chiedere, riguardo alla parte di client-side routing che abbiamo fatto nell'ultima lezione, in pratica il vantaggio sarebbe legato al fatto che al posto di manipolare il DOM possiamo direttamente inserire dei template utilizzando i literal. In pratica la pagina web... No. Quello potevi farlo anche prima. E diciamo così, in quella lezione ho introdotto le root. E poi, siccome ero stufo di portarmi dietro tutte quelle 40 righe di manipolazione del DOM per generare una riga della tabella, che soprattutto in quello dei task è molto lungo, no? Quel metodo che riempie la riga del singolo task, no? Perché fa un sacco di cose, ho sfruttato gli string literal, che sono un modo lecitissimo di, anzi, alcuni lo consigliano addirittura, per importare pezzi di HTML da una pagina all'altra, passando da JavaScript. E quindi quello è solo un'applicazione diversa di una cosa che avevamo già visto, no? Le string literal, ma invece di... ma per appunto importare, diciamo così, porzioni di HTML dove ci servono, soprattutto se ci servono in più punti, o soprattutto se dobbiamo magari manipolare pesantemente il DOM per creare un nuovo... il singolo elemento del task. Quindi quello è solo un diciamo così un modo diverso, un pochino più dichiarativo di fare quello che prima facevamo andando a creare un oggetto nel DOM, poi impostargli gli attributi, poi riempendolo, poi inserendolo nell'oggetto che lo conteneva, eccetera, eccetera, eccetera. È solo un modo alternativo. Le root sono una cosa diversa, che si possono fare anche manipolando il DOM, no? Cioè, se tu prendi la tua applicazione che hai fatto finora, con la manipolazione del DOM si possono applicare le root, non hanno, sono due cose scollegate, è solo un modo più veloce, no? Per farlo. Se tu guardi i due esempi di approcci sbagliati che ho caricato, di cui parlo forse nel primo video della settimana, in quei due esempi di approcci sbagliati ci sono già i template literal, proprio perché non sono appunto collegati alle root. Le root servono per abilitare e sfruttare principalmente le URL. Cioè, noi adesso avevamo tutto un sito, siamo per due cose. Uno, abilitare il concetto di più pagine all'interno della nostra applicazione, che in realtà è composta da una sola pagina HTML. E la seconda cosa è, per abilitare questa funzionalità, sfruttiamo le URL che il browser è capace a gestire e gestisce da solo. E quindi attraverso le root noi possiamo scrivere localhost 2.3000/esami e andare sulla pagina d'esami e navigare nella pagina d'esami come vogliamo. E poi, se lo chiudessimo quel browser, lo aprissimo e scrivessimo localhost 2.3000/corsi, noi andremmo nella pagina dei corsi. Cosa che invece nel... esattamente come ci andremo cliccando da qualche parte. Cosa che invece con l'approccio che facevamo precedente, se tu andavi sul, per esempio nel task manager, se tu andavi sul filtro importanti e poi aggiornavi la pagina, tornavi alla lista di tutti i task, proprio perché non era collegato, non c'era un collegamento tra quello che vedevamo e la URL che il browser visualizzava, la pagina che il browser visualizzava. Ok, e quindi ad esempio invece nel caso dell'esempio degli esami dei corsi, al posto di usare i literal avremmo sempre potuto manipolare il DOM aggiungendo di volta in volta un elemento, però era molto più lungo. articolato. Sì, Ok, come in realtà perfetto. facevamo, se tu prendi gli esempi precedenti Sì. del corso degli esami, era fatto così. Io solo questa volta per il login soprattutto,
l'ho semplificato un po' perché c'erano tante classi e allora poi rischiavi di non, si rischiava raccontandolo nel video magari di non capire bene. Siccome andavamo a toccare in alcuni posti, avere tutti i filtri, avere tutte queste cose, rischiava di rendere più complicata la spiegazione del login, anche se erano lì e non venivano toccati. E allora, soprattutto per il login, ho creato questa versione un pochino più piccolina e con la seconda pagina soprattutto, per farvi vedere dove toccavamo in un progetto piccolo e semplice, ma che ovviamente potrebbe essere il progetto prima, il progetto di esame che avevamo, in cui aggiungiamo le root e in cui non vuoi usare il template e usi direttamente la manipolazione del DOM e così via. Quindi tu puoi agganciarci le root, puoi agganciarci il login, non c'è ovviamente differenza. Ok, va bene, grazie mille per il chiarimento. Niente. A posto così. Altre domande nel frattempo? Ok, allora assumiamo di no, grazie perché ha messo la X. E, allora, fermo la registrazione e ci vediamo. Ah no, vi faccio una domanda prima. Andrebbe fermo la registrazione e poi faccio una domanda, tanto non è una cosa particolarmente da tenere registrato.